A Pineto, nuova giornata dedicata alla raccolta di generi alimentari e prodotti di prima necessità nei supermercati della città, da destinare sia agli ucraini che si trovano a Pineto in questo periodo, poiché fuggiti dal conflitto, che a quelli rimasti nel loro paese. Dopo la prima giornata del 14 maggio scorso, si prosegue con l'iniziativa solidale. Si tratta di una delle attività in programma per aiutare i rifugiati ucraini. A breve, infatti, procederà con l'organizzazione di una raccolta di vestiti e altre iniziative. Una campagna resa possibile grazie alle tante associazioni presenti sul territorio che si sono messe subito in moto per dare il proprio contributo a sostegno di queste persone. Oggi è la seconda giornata in cui varie associazioni sono diffuse sul territorio per la raccolta alimentare. E sono coinvolte, come dicevo, tutte le associazioni del territorio, il nostro gruppo scout di Pineto, Lega Ambiente, Pineto Cammina, il PROS, l'Art Gym di Silvi, l'Associazione Nazionale Marina d'Italia, Lega Ambiente. Quindi un po' tutte le associazioni del territorio si sono mostrate disponibili in questo progetto. Un piccolo gesto può significare molto, quindi. Sì, e ci fa piacere vedere che le persone, tutti i cittadini di Pineto, stanno rispondendo bene, con affetto. Tutti si rendono disponibili, anche con qualcosa di piccolo, però tutti contribuiscono. Adesso la situazione è molto difficile perché tanta gente qua in Italia, tanti bambini, tante donne che non c'è vestiti, non c'è qualcosa per mangiare. Tanta gente qua in Italia aiuta per tutte queste famiglie. Grazie mille per tutti gli italiani, grazie mille per tutti gli hotel che aiutano per queste donne, per noi. Questo per noi è molto importante, sì, è vero. Grazie mille perché la situazione difficile, non tranquillo ancora in Ucraina, per noi questo fa male al cuore. E qua bello per i nostri bambini. Grazie per l'aiuto tutto, grazie mille, grazie.